medium e 25 minuti scopriremo i titoli dell'attualità. L'ora di rientrare da scuola restamane, che la sia andato primario o secondario, sentiremo il barre di Isideli e dai sobarranti, il rettore di Rel in un stabilimento d'educazione prioritario di Ostia, vedremo in che modo i professori approntano stanata. Rientrata di nuovo per redazione di France 3 Corse via Stella, in più dell'attualità regionale vi parleremo di fatti maggiori accaduti a livello nazionale o internazionale in cui un'offerta arricchita in noi, non da un numerico, ne parleremo più a lungo in cui Sébastien Thierry, il capo redattore. Pieremo in un tempo per andare a scoprire i nostri rugioni e le problematiche. Questa settimana Pessilogi ci porterà in Agraona, prima d'app Bucugna. Parleremo cultura, patrimonio e sabefa. E poi di una nuova oramai in questo notiziale tratteremo di noi dell'attualità nazionale e internazionale. Parleremo stamane di saiuto finanziario di famiglia di Bernard Arnault per il Resto du Cœur, 10 milioni d'euro per rispondere ai bisogni. Il Resto du Cœur di nostra regione potranno elino beneficiare di questo aiuto finanziario. Saluto a tutti, benvenuti dunque in questo Corsica prima, una viura per principio, quella di Sizi De Luci che hanno fatto stamane a rientrare nelle scuole della nostra regione, fuga su fra altro in primario in Pedralba Naiaccio. Abbiamo scutrato Sizi De Luci e parenti dei Levi, il sistema sente. Sì, j'ai pas trop réussi à m'endormir au départ. Moi j'ai bien dormi et c'est excitant d'aller à l'école. Vous avez hâte de voir votre nouvelle maîtresse ? Oui, de la rencontrer et tout, voir si elle est gentille, si elle est méchante, si elle est gentille et méchante. En fait, je suis contente d'y aller, mais en même temps, j'ai pas envie de travailler. Mais j'ai envie d'y aller pour retrouver mes copains, mes copines. C'est un moment déjà qui nous rappelle notre enfance aussi. Moi, j'allais à l'école ici à Pietralbe, donc je suis très heureux d'amener ma fille Anna-Marie et Cosmine, un petit garçon roumain que je m'occupe, à l'école. Et un grand moment, oui, on attend ça avec impatience. Ça nous rappelle de super moments. Je suis sûr, ça va être trop bien. In primario saranno più di 24.000 i Zede Luce a fa oggi, dunque, a su rientrata via d'autodale, primario e secondario, so 47.000 scolari che stanno nella nostra accademia. Il rettore, giusto appunto, dirà stamane in Bastia, Jean-Philippe Agresti, ha visitato il collegio di Saint-Dizé, il primo stabilimento in zona d'educazione prioritaria da boio 2014, il solo di Corsica Berawa. Questo dispositivo ha da essere rinforzato. 250 scolari sono curati qua là. Stiamo sentendo parlare di un rettore. L'égalité des chances est une priorité de l'action gouvernementale et c'est une priorité dans l'Académie de Corse. Aujourd'hui, nous renforçons les savoirs fondamentaux 6e à travers l'heure de français et l'heure de mathématiques, à travers l'extension du dispositif devoir fait à toutes les 6e. Et puis, le Conseil national de la refondation éducation est en place dans cet établissement. Il va servir de levier pour le bien-être des élèves et le renforcement des savoirs fondamentaux. E poi ritoccava gli insegnanti da pronta questa giornata, so 3.800, diremmo a un liceo professionale Giulio Antonini in Naiaccio, mentre che arrivava di Siligi e una di Ebrimure, di un presidente di la Repubblica. Voyez ce reportage de Caroline Ferrer e Stéphane Lapierre. Retour en classe pour les 65 enseignants du lycée professionnel Jules Antonini d'Ajaccio. Après 2 mois de vacances, c'est la découverte des plannings. Chaque année, c'est un petit peu la surprise, bonne ou mauvaise, mais bon, l'idée, c'est de retrouver nos élèves, on se met en place. Pour cette enseignante, docteur en chimie, c'est la 2e rentrée en lycée professionnel, une affectation qu'elle a choisie. Ici, il y a un côté un peu social et humain, en fait, qu'on ne trouve pas forcément dans les voies générales. Et c'est une mission voilà, que j'apprécie particulièrement. Si le recteur a tenu à être présent ce jour-là, c'est parce que la réforme du lycée professionnel a été décrétée cause nationale par Emmanuel Macron au printemps dernier. Gratification des stages pour les élèves, création d'un bureau des entreprises pour favoriser leur insertion, ces changements, certains syndicats d'enseignants les voient plutôt d'un bon œil. Les lycées professionnels deviennent donc une voie d'excellence et ça, on en est très satisfait. Après, on va voir justement comment tout cela va être mis en place.
Autre mesure nationale qui concerne les 3870 professeurs de l'Académie, une revalorisation des salaires et la mise en place du pacte, un dispositif pour inciter les professeurs à remplacer leurs collègues absents. À l'intérieur du pacte, il y a donc le remplacement de courte durée, donc à raison de un engagement sur la base du volontariat de 18 heures année, rémunéré à hauteur de 1 250 €. Un dispositif de remplacement auquel adhèrent d'ores et déjà presque la totalité des enseignants du premier degré et environ 70% de ceux du second degré. Et puis comme pièce à bas, je n'ai consacré à rien de demo. In Biguglia, dove la si è sciolta terza rientrata per scuola corsa, so qua là, 33 sedili a seguito lezione in un buon immersivo in lingua corsa e la so giù capisci i suoi effettivi doppia dei quattrilogi d'imparare. Ci spiega qua Anna Cadallina Santucci. L'impegno di Bahanti in da scuola di è proprio importante. Dunque, io una volontà forte di Bahanti. Abbiamo, per esempio, un paio di idee che Bahanti sono manca appena gorsovani. Dunque, volevi che un settimo manca appena una barula di gorso in casa, eppure i Bahanti l'hanno scritto qui. Allora, le ragioni sono diverse, bella sicura. Ma le idee fanno progressi tremendi. I Bahanti sono assai contenti perché chi ci dice non è giusto appunto. Eh bien, ils délibèrent au gorso in casa. I Bahanti sono di nuovo assai contenti perché ci spiegano, ci contano, quest'estate sono andata a comprare un bene, Zidela ha parlato in corso, Banater era contente. Dunque, assai interesse da parte di famiglie e assai risultati per i Zidela. Del resto di l'attualità in politica, rientrata per il gruppo Liot in Guadalupe, in cui i deputati nazionalisti corsi, questo gruppo deveria forza scontrare Geraldo Darmanin, che è stato invitato. Ramintemo che questo gruppo di parlamentari non era mica stato invitato da Emmanuel Macron a settimana scorsa. Due persone sono state interpellate, ne parliamo in internet, sono sospettate di aver messo in fuoco comune di Garbuccia il 17 di luglio scorso. Sono state interpellate da gendarmeria, abbiamo informazioni nell'articolo scritto da Audrey Altima. E poi da Zabè, che avrebbe i bini a comune di Ghisunaccia di Chiosa tutto sui giorni, un mare ha deciso così, colpo al rischio di incendio, che è assai meglio sta giornata. Sébastien Thierry, saluto a voi, dirigiamo in diretta. L'abbiamo forse constatato, i nostri appuntamenti di informazione hanno scambiato. Allora, parlateci precisamente di questa rientrata. Ma saluto, è rientrata con noi da, di ebbene, l'abbiamo vista, ma sapete, staremo sempre ciò che noi siamo, baladi a scena di Agorsica, che voi siete di più in più numerosi, a seguito 14% di più non da questa edizione di mezz'orno, un'edizione che si allarga 17 minuti d'attualità corsa, di sicuro cartolare, ma di nuovo passidiate, vicino a voi, in de a vita paesana, andremo le dette questa settimana in da Graone, e di nuovo oramai una piazza fatta all'attualità d'altro, di un mondusano, di un resto di Avrancia, che voi ritroverete ogni giorno in de nostre edizioni di informazione, a mezz'ora, ma di nuovo a 7 ore, per il Corsica Zoera, che si allarga, che proponerà 3/4 ore di informazione con riporti più lunghi, di dati, di non all'ambiente, non alla cultura, non all'economia, e poi infine di giornate, il vostro notiziale, San Usano in lingua corsa, sempre, ma a 8 ore meno ege, per farvi sapere e capire meglio ciò che si passa in giro a voi. E Sebastiano, noi da di noi, per ciò che tocca i nostri magazzini, e poi l'offerta numerica in noi. E continuiamo di nuovo a puntellare l'offerta numerica, la nostra presenza nella internet e rete sociale con articoli di riporti, ma di nuovo di testimoni per dare parola a tutto ognuno. E poi ridurrete sempre i magazzini di Via Stelle che sono appena la nostra vitrina per andare più lontano in del trattamento dell'informazione. Penso a giustizia, di sicuro, a fute basta, a società, di nuovo a contrasto o all'emissione speciale che andrà su mese a bistiga per la nostra memoria e parlare di 80 anni di liberazione di Agorsica. Ed è ringraziato Sebastien Thierry. Ogni giorno andremo dunque a scoprire un rudione in cui il nostro ridro pestiloghi che ci porta questa settimana in Graona. Oggi ci abbiamo in Bogogna, una tappa tra Pumonte e Cismonte, scopriremo un vecchio palazzo trasformato in un museo in cui Stefano Poli.
E sa girandola di Agraona, Zimu, di un paese di Ugugna, di un paese che conta poco più su 400 ci conta abitanti all'anno, a mandare a scontrare quelli che ci stanno e quelli che sono impegnati in un paese. E subito, subito andiamo a bere a François Squarcini, che è membro di La Soggio e Balazziari. Salute. Salute, come andiamo? Va bene. Allora, qui siamo al palazzo di Ugugna. Sarebbe usato questo elemento che è stato costruito da loro in rete di Napoliota, spiegateci. Sì, esattamente. Napoliota ha origini bucugnanesi di Petuaso Arciminani, Maria Tuzoli, e ha avuto un giorno l'idea di bene abbassare la sua ridirada in uso paese, pensava di abbassare la sua ridirada in uso paese, e ha ordinato la costruzione di suo palazzo ai principi del XIX secolo. Ma non c'è mai campato qui? No, dopo ho avuto un'altra storia, un destino che tutto il mondo conosce, che fa che qui non c'è mai giunto, ma i fratelli Onelli hanno assicurato la costruzione e ne hanno approfittato. Allora, dopo questa casa è stata la famiglia Onelli. E sino a quando, infatti? Ai principi del 2000, la municipalità che ha ripreso il gasamento e qualche anno fa, nel 2018, ha avuto la volontà di fare un museo. Enfin, il museo è stato aperto nel 2018. Allora, il suo museo sta appunto dentro. A mandare bene ciò che si trova. Allora, passiamo. Qui siamo in una sala di un museo. Qui c'è la volontà di creare una pizza come era così una casa lì. Esattamente, è veramente un gore di un palazzo. Dunque si può rimarcare come è stato fatto, vale a dire una sala principale e piccoli stanzi a nanti ladi. E qui è veramente un luogo dedicato a, come dire, ai doni di noi, perché sono quelli che stavano a Piazza di Primur, in famiglia e in drenta ai gas in Anz. Dunque c'è massi ritratti di doni e fin dovere di noi a Zouida, Zouida che la via, andavano a cercare l'acqua, la Waibani, e mentre il marito lui era piuttosto a campagna a occuparsi di agricoltura e di animali. Allora qui siamo in una pezza che rappresenta Ugugna, c'è di nuovo la storia di Ugugna qui? Sì, Ugugna è, da un punto di vista della geografia, è un luogo più comodo per passare da Ubumonte a Ugismonte, francando a voce di Vizzaoni. Dunque è sempre stato un luogo di passaggio, dall'origine è stato un luogo di passaggio, dopo il passaggio è cresciuto con la venuta di Cammin di Faro, e sappiamo che non si passa più per il paese, c'è una strada nuova che taglia l'entrata di un paese. Dunque, voilà, d'un luogo di passaggio, Ugugna deve diventare un luogo di destinazione, vale a dire un luogo in cui la gente fa veramente la scelta di passare per Ugugna. A questo punto, di uno di scopi di Ocha Soggio, ti va a portare la gente in suo paese? Esattamente, la Soggio deve, ha per funzione di valorizzare il palazzo, il museo, ma di nuovo di modo più largo il patrimonio bucugnanese, di proporre attività in giro al patrimonio, che la sia per l'Evano, di nuovo, per farli tornare in patronisce il territorio e le tradizioni, e di nuovo per la gente di passaggio che bene qui a passare una stonda in paese. Remi, le boy si è campato qui in paese, si è di nuovo aggiunto alla meria. Come si passa la vita qui in paese, in Ugugna? Bon, l'inverno c'è poco mondo, siamo a poco presso 400-440 persone. Assai lavorano in Ugugna, partono a mani in Ugugna una sera. Ma se no, la vita in paese è bella, perché bon, da più che c'è più la strada che passa è più faggio e la gente si promena più volentieri. Poi bon, tengo conto con una scuola. I zitelli danno da tre anni, più ciò da tre anni, più o meno ne ha sei. C'è 23 zitelli, che sono la più parte di Bugugnano, ma ci sono di qui, di un paese sultano di Tavera. E dopo c'è un gar che porta quelli di Tavera, con la Giugnana a mano, fino a 4 ore e mezzo, c'è la cantina, mangiano tutti qui, è una scuola immersiva. Dopo la chirurgia di Sugiali, diremo c'è un caffè, dipende da avere i caffè nei paesi, che mantengono appena la vita del paese. Perché un paese senza caffè non è più un paese.
c'è cavere certi paesi non c'è, non c'è nulla, niente, non si erano mai. Noi qui ci troviamo tutti i giorni, da un capo di anno all'altro, siamo qui a mano, a mezz'ora, a sera, voilà, faccio partita, voilà, un luogo di vita del paese, ognuno si vede qui, i giornali scorre, parliamo di caccia, parliamo di pesca, parliamo di tutto, e voilà. E come si sta passando in Bugugna, allora siamo andati in Nenzo, al Palazzo Bugugnanese, nel Ruggi, un museo e a Mediadega, e poi siamo venuti in cuore di un paese, in un luogo sociale, che un caffè, abbiamo scontrato gli abitanti che ci stanno qui all'annata e che ci hanno contato come si passava la vita di paese qui in Bugugna. L'attualità nazionale di questo dono di 10 milioni d'euro da famiglia di Bernard Arnault ai Resto du Cœur, soldi che saranno spartiti in ogni regione fra uguali a Gorsega. Voyez ce reportage de Marie Truchet. 150 000 bénéficiaires potentiellement privés de distribution dès cet hiver. Une alerte lancée par les Restos du Cœur. Entendue par le gouvernement, ils souhaitent mettre la main au porte-monnaie. Évidemment, on va aider spécifiquement les Restos du Cœur, comme toutes les associations d'aide alimentaire au niveau national et local. Pour les Restos du Cœur, ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer cette période. Mais avec la hausse des prix de l'alimentaire, du coût de l'énergie, cette aide est bien trop insuffisante pour ce représentant de l'association. Sur ces 15 millions, il y en avait déjà 10 qui étaient dans le tuyau. Donc la vraie augmentation, c'est 5 millions. Et puis, c'est très en deçà. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais il faudra beaucoup plus, d'une part, pour nous aider à combler le trou qui s'annonce. Hein. Combien ? C'est 35 millions rien que pour 2023. Et puis, deuxièmement, il faut aussi s'attaquer aux gens, à l'arrivée massive de gens depuis maintenant près d'un an. Les demandes explosent. Sur un an, plus 20% pour les Restos du Cœur. Alors d'autres acteurs se mobilisent. Carrefour, Intermarché ou encore plus récemment Super U ce matin ont annoncé vouloir intensifier leurs actions en faveur de l'association. Les Restos du Cœur ne sont pas les seuls en difficulté. Cette année, l'Armée du Salut a vu ses demandes doubler. Celles du Secours Populaire ont augmenté de 20 à 40%. Daredan Eino, au Brugge, sous des redouanes faillies, l'homme sera judicé du PAS capa d'un hélicoptère da Abrigio di Reo, un projet sous la protection policière importante. Cette heure, Corsica Zer in un verso nuovo in cui Delfino Leoni, ci ritroviamo a 8 ore menuege per nous dire in lingua gorsa. Buon appetito e a dopo.